fantasy, sogni, sono desideri. No, perché è stato fatto una specie di recital con loro. E infatti abbiamo anche scritto la frase che alla fine il principe sposerà la sua sposa e il sogno diventerà realtà proprio come dentro Cenerentola. Sì. Luigi, hai trasi tu, principe. Un applauso ai giovanissimi della parrocchia. Ragazzi, oh ragazzi, giovani, un attimo di silenzio. Adesso adesso noi aspettiamo qua sopra, Anna, per favore. Padre Raffaele, puoi venire un momento, per favore? No, veramente, vai. Volete dire qualcosa a padre Raffaele, il suo 23° anniversario di matrimonio? Vabbè, a parte gli auguri! Serata, eh? A Pergamena, dove sta la Pergamena? Così? Già ho parlato stamattina. Dove sta la Pergamena? La Pergamena. Allora, questa mattina quando gli sposi hanno fatto la promessa di matrimonio davanti a me, hanno giurato, quindi l'avete giurato. Hanno giurato sulla Bibbia, quindi è una cosa seria. Questa pergamena, questo racconto di padre Ferrero, di padre Bruno Ferrero. Ascoltate, io ho dato a loro questa pergamena, questo racconto. È la storia di due ragazzi. Lui era un giovane studioso e serio, lei una ragazza bella e saggia, e si amavano. Prima di partire per il servizio militare, lui volle farle un regalo che le ricordasse il suo amore. Doveva però fare il conto con le finanze, già messe a dura prova dai libri dell'università. Girò per negozi e grandi magazzini. Dopo 1000 prendi e posa, si decise. Acquistò un enorme ombrello di bel rosso vivo. Sotto quel grande ombrello rosso, i due ragazzi si diedero il primo addio, si scambiarono la promessa di amore eterno e decisero di sposarsi. Nella nuova casa l'ombrello finì in uno sgabuzzino. Passarono gli anni, arrivarono due figli, le preoccupazioni, qualche tensione di troppo, la noia, i silenzi troppo lunghi. Una sera, seduti sul divano, lui e lei sbadigliavano davanti alla TV. Lei improvvisamente si alzò, corse nello sgabuzzino e dopo un po' tornò con l'ombrello rosso. Lo spalancò e una nuvoletta di polvere si sparse nell'aria. Poi si sedette sul divano con l'ombrello rosso spalancato. Dopo un lungo istante lui si accoccolò accanto a lei, sotto il grande ombrello. Si abbracciarono teneramente e ritrovarono tutti i sogni smarriti sotto la polvere dei giorni.